Adesso è il momento dei relatori, delle persone che ci aiuteranno a dare senso e significato a queste bellissime immagini, questi otto dipinti, e cominciamo con Padre Enzo Fortunato, dell'Ordine dei Frati Minori del Sacro Convento di Assisi, direttore della rivista San Francesco, patrono d'Italia, autore di numerose pubblicazioni, latore nel mondo del carisma francescano. Ha, tra le altre, anche una laurea in psicologia. Lo dico perché porto un po' d'acqua al mio mulino, perché ce l'ho anch'io. Ci commenterà le pene di San Pasquale Bayron e di Sant'Antonio di Padova, santi della tradizione francescana. Lasciamo la parola a Padre Enzo. Allora, un pace e bene dalla nostra comunità francescana di Assisi. Io quando incontro un po' di persone dico sempre: chi di voi è stato ad Assisi? Quasi tutti. Va bene così. Allora, quando Don Antonio mi ha chiamato da Barreto, che mi stava dietro, io rimandavo sempre. Poi da pochi giorni fa a Quagliato, come siamo noi, e ci siamo dati appuntamento stasera. Non la faccio lunga perché amo essere breve. Voi sapete che conduco una rubrica, Digiuno Dialogo. Quando me l'hanno proposta, ma quando voi che siete in tempo, 20-30 minuti, che devo fare in 30 minuti? 10 minuti bastano, eh? E così è, proprio perché le cose belle vanno dette brevemente. Il motivo per cui siamo qui è perché c'è lo svelamento di queste tele e perché tra queste tele ci sono due grandi figli di San Francesco, Sant'Antonio e San Pasquale. Sant'Antonio fa parte della prima generazione dei figli di San Francesco, quindi nel 1300, mentre con San Pasquale noi dobbiamo venire un po' più giù. Parto da una considerazione che è quella che poi la maggior parte delle chiese vive: perché si raffigurano i santi? Voi sapete che la Basilica di San Francesco viene affrescata nel 1200, due anni dopo la sua morte, e quel ciclo pittorico che voi tutti avete ammirato da Assisi, di Giotto, Cimabue, Simone Martini, Lorenzetti, porta un nome particolare. Io che mi occupo di comunicazione lo chiamo il primo film a colori su San Francesco. Chi invece parla di spiritualità dice: ci troviamo di fronte alla Bibbia dei poveri. Perché la Bibbia dei poveri? Perché nel 1200 molti non sanno leggere e scrivere, e per avvicinarli, per far conoscere le gesta, il modo migliore era disegnare, affrescare. Guardate, le tele non sono così lontane da questo scopo, anche queste noi potremmo chiamare Bibbia dei poveri, perché sono immediate, sono per le persone semplici che attraverso delle raffigurazioni possono cogliere l'amore di Dio per l'uomo, l'amore di Dio per l'uomo. Vedete, il noccio di queste raffigurazioni che ci circonda è questo. Se noi smarriamo questa verità, non hanno senso queste tele. Le tele religiose rappresentano soprattutto l'amore di Dio per l'uomo. E voi sapete qual è una delle parole più inflazionate oggi? È l'amore. È una delle parole più inflazionate. Perché? Perché tutti declinano questo termine in maniera passiva. Io ho bisogno di essere amato. Io desidero amore. Guai se la fidanzata, il fidanzato, la moglie, il papà, la mamma, il figlio, non riceve amore. Inizia a fare i capricci. Un po' tutti, piccoli come i grandi, di fronte all'amore non declinato,
maniera attiva si inizia a fare i capricci. Queste pene, li studiamo con Sant'Antonio e San Pasquale, due devotissimi dell'Eucaristia, due santi devoti dell'Eucaristia. Cosa hanno compreso dall'Eucaristia? Hanno compreso che l'amore va tradotto in modo attivo. È un verbo attivo. Non io ho bisogno di essere amato, ma io amo. E più amiamo, più diventiamo belli. Non c'è bisogno del make-up, non c'è bisogno del trucco, non c'è bisogno di chissà che cosa. Più amiamo e più diventiamo belli. Ma belli. L'Eucaristia che Sant'Antonio e San Pasquale contemplano, uno in Gesù Bambino che diventa Eucaristia, l'altro nello stensorio, è l'amore declinato in maniera attiva. È Gesù che ci ama, è Gesù che ci ama. Allora credo che stasera noi potremmo lasciare questo incontro con questa grandissima consapevolezza. Non è una strada semplice, non è una strada semplice. Quante volte, anche le nostre mamme a volte fanno i capricci perché desiderano l'amore dei figli. Quante volte il giovane fa capricci perché ha bisogno dell'amore e dei gesti di attenzione dell'altro. È una strada faticosa. Io faccio sempre questo esempio. Quando andiamo a comprare un vestito e vogliamo comprarne non 10, ma uno buono, noi spendiamo qualcosa in più. Sì o no? L'amore, l'amore vero, costa qualcosa in più. Però dura di più, dura di più. Perché? Perché non si infrange dietro le onde dei nostri capricci. Non scompare sulle onde dei nostri capricci. L'amore vero è robusto, ci solidifica, ci fa più uomini, più donne, più giovani, più maturi. Questa è la prima grandissima consapevolezza. L'altra, San Pasquale e Sant'Antonio l'hanno compreso bene, questo amore contemplato, non solo rende belli noi, ma rende bella una comunità. Ecco perché ci troviamo di fronte a due santi francescani, perché hanno reso bella la loro comunità. Dove stava? Francesco d'Assisi parlerà di fraternità. Che cos'è la fraternità? Vede, alcuni dicono è stare insieme, è un passo. Altri dicono servire l'altro è un passo. La fraternità è sapersi chinare sulle ferite dell'altro, è saper baciare queste ferite, saperle lenire e saperle soprattutto difendere, saper difendere le ferite degli altri. Vedete, a volte generalmente si corre il rischio di parlare male dell'altro. Chi vive la fraternità ha capito invece che non c'è cosa più bella che difendere l'altro, parlare bene dell'altro. È un segno anche di maturità. Una volta un noto psicologo fece un test sulle donne e venne fuori per questo test una donna di spiccata maturità umana. Si chiesero perché. Il segreto di questa donna sapete qual era? Dice: io non desidero inquinare l'aria che gli altri devono respirare. Bellissimo. Non desidero inquinare l'aria che gli altri devono respirare. Allora noi, oggi c'è anche l'encirca del Papa, l'ho dato sì sul clima, vogliamo essere di quelli che non inquinano l'aria che noi e gli altri respiriamo.
e saremo uomini che sanno amare, uomini che sanno fare fraternità, uomini di Dio.